Un altro video di risposta alle vostre domande. Questa volta parliamo di carta da parati e più precisamente di come mettere la carta da parati. Prima di iniziare dovete controllare che la vostra parete sia pulita, che sia asciutta, che sia senza polvere, che non abbia dei buchi, nel caso ci siano li dovrete stuccare. E basta, possiamo iniziare. Quando dovete incollare la carta da parati, la prima cosa da fare è preparare la colla, perché la colla deve riposare 20 minuti, quindi preparate la colla e poi vi occupate di stuccare, fare, tagliare, così intanto la colla riposa e poi è pronta all'uso. La diluizione la trovate sul pacchetto e dipende dalla vostra carta da parati, se è più spessa, se è meno spessa, sarà più o meno diluita. Io qua dentro ho dell'acqua, verso la colla e mentre la verso giro con il mio bastone. Dovete girare almeno, direi 15 secondi, ma direi un po' di più anche. Adesso la lascio riposare un attimo, poi tra un pochino le do un'altra girata, però adesso mi occupo della parete perché ci sono dei punti da stuccare. Allora, questa è una stuccatura normale, quindi prendo dello stucco per parete e lo applico. Molto semplice. Lo lascio leggermente abbondante perché lo stucco si ritira. Quindi se lo fate proprio perfettamente a filo, poi quando si asciuga rientra dentro e dovrete ristuccare. Quindi lo mettete un po' più cicciottello e poi quando è asciutto si carteggia. Quando il buco è molto profondo potete mettere una piccola pallina di carta, carta casa, carta di giornale, piccolina, che vi fa da supporto, vi riempie il buco, vi fa da supporto e voi alla fine dovrete stuccare solo gli ultimi centimetri. Ok. E così. Adesso devo tagliare a misura la carta da parati. La mia parete è alta 2,92 m, ma non la taglierò esattamente a misura, lascerò un bordo di sforo che poi taglierò, rifilerò con il taglierino. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, non potete tagliare appunto, diciamo 3 metri e subito parte il telo di 3 metri che potrete attaccare vicino, perché le carte da parati hanno un disegno che ritorna, quindi per fare combaciare il disegno, cioè per farlo proseguire da un foglio all'altro, probabilmente i fogli dovranno essere un po' sfasati. Quindi adesso taglio il mio primo 3 metri e poi affianco il foglio seguente per vedere da dove partire e soprattutto dove arrivare. Quindi mi sono misurata 3 metri e taglio. Devo trovare il punto in cui il disegno combacia. Questo, eccolo qua. E così il disegno combacia perfettamente. Quindi io ho tutto questo pezzo in più. Quindi avrò 46 cm che non posso utilizzare. Devo togliere questi 46 cm affinché il disegno prosegua da un telo all'altro. E questa è una cosa che dovete assolutamente tenere in considerazione quando comprate i rotoli. Cioè non potete fare il calcolo, ho una parete alta 3 metri, mi servono 6 rotoli, perché non funziona così, perché avete dei pezzi che non potrete utilizzare. Quindi mi segno il filo, sarà il filo superiore, con la squadra e taglio da qua. Appunto l'altro telo non mi serve più e taglio da qua. Ovviamente questo pezzo non lo buttate, vero? Perché ci potete fare un sacco di cose. Ci potete foderare il fondo di un cassetto, ci potete fare una cornice. Non si butta mai niente. A questo punto ho l'inizio corretto, misuro 3 metri, taglio e così via, per tutti i teli che mi servono. Siamo pronti, la colla è pronta, ho tagliato la carta, ho stuccato la parete, però prima di attaccare la carta devo dare una piccola passata di carta vetrata. Adesso passo la colla sul muro. Sui rotoli c'è sempre scritto se la dovete passare sul muro o se la dovete passare sul rotolo. Oggi esistono delle carte che richiedono solo quella sul muro. Quindi io seguo le istruzioni del produttore. Quindi ho la colla pronta, la spatola di gomma serve e soprattutto serve uno straccio umido, bagnato, ok? Per togliere la colla in eccesso. La colla
diventa come gelatinosa una volta che è pronta. Non la tirate troppo, mettetela copiosa, non troppo, una via di mezzo, però non la tirate troppo perché appunto poi la spalmerete con la spatola e toglierete l'eccesso sempre con la spatola. Questa la dovete poi togliere e dovete anche pulire la carta se si sporca con la colla, perché sennò poi alla fine si vede. Perché si spatola? Si spatola sì per attaccare la carta alla parete, sì per spalmare bene la colla, ma soprattutto per evitare che si formino delle bolle d'aria, che sono il nemico numero uno quando si mette la carta da parati. La spatola deve essere di plastica, deve essere morbida, perché sennò rischiate di rompere la carta. Qua c'è la colla che è fuoriuscita dai due teli e che ovviamente va tolta con lo straccio. Lo straccio lo dovete sciacquare ogni tanto, eh? E mi raccomando, dovete pulire la spatola anche. Se vi si dovesse alzare il filo qua del telo precedente, potete aggiungere colla infilando il pennello sotto. Voglio insistere sulla spatola. La spatola non è un accessorio così che usate un pochino per attaccare, cioè per spianare la carta sulla parete. È veramente molto molto importante. La carta va lavorata e molto ogni telo spingendo la colla verso l'esterno, partendo dal centro verso l'esterno per spingere la colla fuori e per spalmarla. È un'operazione che richiede tempo e che dovete fare assolutamente per evitare le famose bolle. Allora, se dovesse apparire una bolla quando la carta è quando la colla ancora non è perfettamente asciutta, basta fare un taglietto con il taglierino molto molto piccolo, molto sottile, e poi spingere la colla verso il taglio in modo che fuoriesca l'eccesso di colla e nel frattempo e contemporaneamente si incolli tutta la carta che non si è ancora incollata. Se invece la colla è perfettamente asciutta e vi rendete conto che c'è una bolla, allora potete fare un micro taglietto e inserire della colla con una siringa. Dopodiché di nuovo spatola, spatolate e fate uscire l'eccesso di colla, però allo stesso tempo state incollando la carta che non si è attaccata. Una volta che avete incollato tutta la carta, dovete tagliare la parte in eccesso, perché vi ricordate, avevamo lasciato un piccolo pezzo in più. Allora, se avete un battiscopa, mettete il righello appoggiato sul battiscopa. Se invece non ce l'avete, andate e lo appoggiate a terra. Io ce l'ho e quindi faccio così. Poggio la mia riga e poi con il taglierino taglio. Missione carta da parati compiuta. Ecco come fare. Se ti piacciono i miei video, metti un like e iscriviti al mio canale YouTube. Ciao!